Ragazzi, questo video doveva essere un semplice nascondino, ma purtroppo si è tramutato in un episodio molto grave e Isaac è stato addirittura cacciato dallo stadio. Mi raccomando, guarda il video fino alla fine e iscriviti al canale se vuoi altri contenuti di questo genere. E bella a tutti ragazzi, siamo i Birlasbu, proprio noi, e per la prima volta faremo un nascondino challenge qui allo stadio San Siro! Ma io non so se voi avete capito che c'è un nero di mezzo e io al buio sparisco, divento un ninja! Il Black Ninja! Ho già vinto! Ho già vinto! È pieno di luci! Ho già vinto! Quindi a te sarà il primo beccato! Non ti preoccupare! Ok, atmosfera è bollente, due italiani, un ghanese, un marocchino, e no, non è l'inizio di una barzelletta, ma è l'inizio della nascondino challenge! Qui allo stadio, e commentate qui sotto il prossimo stadio in cui dovremo andare a giocare a nascondino, perché ci dirigeremo nel più commentato. Detto questo, andiamo dentro. Ok, ci siamo. Ragazzi, questo non sarà solo lo stadio della partita, sarà la nostra arena di battaglia quest'oggi. La nostra casa. Ok ragazzi, ci siamo, questo è il primo anello rosso e sarà lo spazio dove potremo nasconderci, quindi tutto l'anello rosso dello stadio San Siro. Partiamo col primo turno, sarò io il primo cacciatore e voi le prede che dovete nascondervi, mentre Isaac a sto giro filma, ma poi verrà a giocare con noi. Questa sarà la poltrona rossa in cui dovrò contare e sarà anche la tana, ok? Quindi voi dovete riuscire a fare tana prima che io vi becchi. Comincia il nascondino allo stadio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13... Allora, c'è la tattica, adesso ve la mostro, per quella di mimetizzarmi. Ecco, vicino agli skybox. Ecco, mettiamoci qua. Ora, ragazzi. Questa è la situazione. Sono in comfort, ma ci dobbiamo nascondere. 25, 26, 27, allora, 28. Allora, la mia tattica è mettere la maglia della classe. Sperando di mimetizzarci. Ci siamo ragazzi. 39, 40. Iniziamo, andiamo a stanarli. Questa, come potete vedere, sarà la tana. Vi troverò. Cominciamo da qua ragazzi, cominciamo a salire. Vi troverò, delinquenti. Serve perché non li becchi. Ok, facciamo interesse per gli spettatori. Proviamo a guardare da quassù. Vediamo, non vedo nessuno, raga, c'è troppa gente, ma io come faccio a trovarli con tutta questa gente? Ok, Pierino è là sopra, siamo sempre girati negli anni rovini. No, questi controlli sono veramente comodi comunque. Scusi, lei ha per caso visto un ragazzo con la giacca marocchino e un ragazzo con la maglia dell'Inter in jambrai nascondersi da qualche parte? Zero, niente, nessuno ha visto niente. Guardatelo ragazzi, sicuramente starà chiedendo di me, ma non mi becca raga, non mi beccherà mai. Troverò! Ha visto due ragazzi che si nascondevano, niente. Ti fanno una foto con lui. Ah, certo, certo. Certo. Guarda, signore. L'ho fatta. Guardatelo. Sicuramente so che non mi beccherà mai. Credo sia allora, ragazzi, di scendere giù piano piano. Scusate, non voglio fare il furbo a saltare la fila, voglio solo vedere se c'è. Voglio vedere se c'è il mio amico. Ok, sembra non esserci. Scusate, non volevo fare il furbo. Sta arrivando anche Ayub. Ieri chissà dov'è. Sa che l'abbiamo fregato in due. Sali, sali. Sì, facciamo al volo però che fanno tana questi. Ah. Ci siamo ragazzi. E abbiamo vinto. Ce l'abbiamo fatta. Già finito Pierre. No, non lo so, mi sta cadendo troppo in là. Ma no! Ma no! Quindi Pierino 0 punti. Siamo presi anche un caffè mentre sì, che ti aspettavamo. Ok ragazzi, è cominciato il primo tempo della partita. Ragazzi, è l'intervallo. Questa, come potete vedere, è la zona lounge ospitale di dove si mangia e sarà anche il nostro campo di battaglia per questo terzo turno di nascondino. Adesso Gnabry cerca e io e te ci nascondiamo. Andiamo, andiamo. E allora siete pronti? Non ci fai alcuna paura. No, dentro è buio, ho già vinto, sono nero. 2, 1. Andiamo. No,
non fate entrare lui. Lui può entrare. Quello che canta. Buona fortuna, bro. Buona fortuna, collega. Ok, ragazzi, la zona lounge è molto grande, come potete vedere. Anche il mio cervello è grande, è la mia astuzia. Signori, non mi prenderà. Era una volta nella vita sono in vantaggio. È tutto buio qui, e essendo nero posso nascondermi ovunque. Ci potremmo nascondere dietro la DJ. Finché non mi caccia va benissimo. Stop, 40, allora si entra. Prima di iniziare a cercare, però ragazzi, serve un bel dono. È finito. Quindi, iniziamo. Oh, stai andando, lo vedo. Ok. Mi apri una drammai cercando qui dietro la DJ. Vediamo se riesco a nascondermi nella cucina, ragazzi. Ci provo, vado nella cucina. No. Così. Posso nascondermi qui? Mi stanno cercando. Mi stanno cercando. Esatto. E non possono trovarmi. Posso nascondermi qui? No. No, non posso nascondermi qua. Non, no. Il capo ha detto che non posso nascondere qua. Buon lavoro. Maledetti. Non posso. No. Padre. Niente, da nessuna parte. Allora. Ciao Gabri! Run. Oh mio Dio, non mi ha visto! Ciao Gabri! Oh, ragazzi, lo sapevo! Rana, pace! No, non mi hai visto, stavo dietro la DJ! Ma io ho visto qualcosa, sembrava un comodino! Se vuoi salvare la faccia devi trovare Isaac. Ah, si è trovato! Ah. Dopodiché siamo rientrati al nostro posto per l'inizio del secondo tempo e subito è stato fischiato un calcio di rigore per l'Inter, che viene calciato, anzi sbagliato, da Lautaro, ma arriva tutto in rete da Di Marco. 3-0. Parato e poi gol. Volevate! È finita la partita 4-0. Mamma mia, 4 pere! 4 sberle! Gasperini a caso! Ma noi abbiamo un'ultima mancia di nascondino da fare. Questa volta il cacciatore sarà Ayub Elboub, ragazzi. Quelli che si devono nascondere sono quelli dell'Atalanta. Comunque lo faremo fuori dallo stadio, quindi usciamo e ci vediamo direttamente fuori. Eccoci ragazzi, siamo all'uscita, ma non proprio all'uscita, siamo sempre all'interno dello stadio. Noi sappiamo solamente che questa è la tana. Voi vi dovete nascondere, ma io vi troverò. A tutti quanti, io vi troverò. Ma ragazzi, la mia domanda è, ma lui sa contare fino a 40? I numeri li hanno inventati gli arabi, i neri cosa hanno inventato? Vai a coprirti con l'ombra. Vai a coprirti con l'ombra. Vai a coprirti con l'ombra. Vado. 1, 2. E ragazzi, è proprio in quest'ultimo turno di nascondino che si consuma il brutto episodio di cui vi parlavo a inizio video. Mentre Ayub contava, sia Gnabry sia Isaac stavano cercando un nascondiglio che non potesse essere trovato. Ed è proprio qui che Isaac si è andato a cacciare in un bel guaio. E proprio quando il gioco sembrava essere sul più bello, arrivano diversi uomini della sicurezza con lo scopo di allontanare Isaac. La sicurezza mi sta cacciando, non posso stare qua, ok. Ma cosa sta succedendo? Nel frattempo... Cosa sta succedendo? Non sta succedendo niente, non sta succedendo, ok, meno male. No, non è di là? È di là. È di là, mi hanno detto, giù. Vai di là, giù. Vai giù per favore. Ma lasciate di là, scusa. Vai di là, cacare, come fai a essere l'uscita di là? Dai, tenta, arrabbichi come i gamberi al contrario. Ma mi hanno detto che è di là l'uscita, scusa. Non dico io che è di là. È di là, mi hanno detto. Vai di là, per favore. Non mi spinga. Le parolacce no, eh. Le parolacce no, non si dicono. Educazione prima di tutto. Educazione. Vai. Adesso devo scappare. Vai di là. Sei bianco, non ce la fai a prendermi. Sono nero. Se la mi a scappare dalla galera, dai, prendimi se ce la fai. La tattica è questa, l'aspetterò e scapperò. È l'unica. Sto uscendo. Piano. Sto uscendo. Devi andare di là. Devi uscire. No, devo andare di là perché c'è la tana. Devi uscire. C'è la tana, devo andare di là. La tana, di là. No, la tana è di là. Di là. La tana è di là. La tana è di là. Vieni con me, vai. Tu. La tana è di là. Devo andare alla tana. Non c'è la tana, devi uscire.
La tana è di là, raga. È di là, di là. Devo toccare la tana. Devo toccare la tana. Siamo toccati. Sì, dopo la tocchi là. C'è la tana di là. Sì, vieni con me. C'è la tana. C'è la tana. Ma non posso. Non posso uscire, sennò perdo. No, di là è la tana, non preoccupare. Non posso uscire. Vieni con me. Non posso perdere contro la maranza, davvero. Bro, mi guarda la mia vita. Non posso. Ti prego, bro, tiro di riso con il pollo. Dobbiamo uscire, signore. No, scusami, allora fanno i selfie, possono stare lì? Allora fanno i selfie? No, non posso uscire, sennò perdo. Se lo perdo, davvero. Basta, dai. Se lo perdo, se lo perdo. Adesso ma si può? Mi ha preso tu fuori. Come faccio a fare tana adesso? Gabriel beccato nel secondo anello. Tana. Ma non ci credo. Ho beccato Gabriel. Questo cosa vuol dire? Che ho gli infrarossi nei miei occhi. E i Maranza ti indagano e ti trovano sempre. Let's go. Cos'è successo? Cos'hai combinato? Beh, erano in mille su di me praticamente. Oh, sembrava che ti stessero arrestando. Cioè, ma questo. Ti giuro, ma quella violenza, ti giuro. Ma no. Gliel'hai detto che stavi giocando a nascondino? Ma glielo ho detto, non capivano. Si vede che loro da piccoli non ci hanno giocato. Sai cos'è? È che loro ti favano Atalanta e hanno preso 4 pere. Ecco che quindi gli bussava il sederino. Allora, ragazzi, il nascondino finisce qui. Il vincitore è stato Ayub El Boub, che non solo non è stato mai trovato, ma è stato l'unico a trovare due persone. Ha avuto solo fortuna. I veri Maranza beccano sempre, vi trovano sempre. Comunque, commentate qui sotto il prossimo stadio in cui dobbiamo vedere: Stadio Olimpico, Stadio Maradona, Juventus Stadium, dove volete, ragazzi. Il più commentato faremo il prossimo nascondino. Challenge qui su Pirla Svu. Detto questo, Gnabri, vediamo al prossimo video. Ciao. Già lo sai, se con noi metti il pollice su, siamo i Pirla Svu, siamo i Pirla Svu, 1 milione su YouTube, siamo i Pirla Svu.